la questione che tu ammetti, delle foto che tu puoi scattare, rubare e poi decidere di vendere all'oggetto fotografato, per me questo si chiama ricatto. Al di Invece là di tutte le implicazioni legali, no, e questo perché mi sembra difficile non capirlo, ma e non non mi riesco a sembra capire come tu non senta a me mi questa sembra cosa. difficile capire il contrario, come tu possa pensare una cosa del genere. Perché se io, anzitutto le foto non le faccio io. Io ho sempre pensato che Woodcock, oltre a non saper fare il suo lavoro, non era una persona intelligente, perché per portare avanti il suo progetto sarebbe stato semplice costituire un'associazione tra un fotografo, un direttore d'agenzia e un giornalista. Mancava un perno che ti permettesse di magari portare a una condanna, perché comunque tu non puoi mettere davanti a una scelta una persona, nel senso che se io ho delle fotografie non ti posso dire o mi paghi o le pubblico, perché io non sono né il direttore di un giornale né il giornalista, Però tu medi io sono uno che vende le foto. questa Primo non comunque è questo. contratto. Se tu ti studi il caso di Vallettopoli, io in 6 anni di attività ho realizzato più di 700.000 servizi, parlo anche di servizietti, e i casi di estorsione che mi hanno imputato sono 9, non ne hanno trovati 2, che poi sono stati dichiarati, quindi sono 11 su 6 anni di attività, quindi 11 Però servizi. dimmi Fammi se secondo te è legittimo. finire, 11 su 700.000 servizi, dove non è che io realizzo un servizio fotografico e vengo da te e ti dico, cara Daria, queste sono le foto, o le compri o io le vendo, perché questo è il ricatto. In 5 casi su 10 io ho telefonato a degli amici miei. Gilardino, ci escivo tutte le sere, siamo amici intimi. Beh, a un amico allora regalagliela la No, foto. perché le foto non sono mie. Perché io non sono il proprietario delle fotografie. Tu hai una Però tu eri l'agente dei fotografi che bene, le tu hai una facevano. ventina di fotografi che lavorano e che la mattina mandano le fotografie in agenzia. Allora tu non puoi decidere di dire le fotografie le regalo, se no le paghi tu. Dici ok, tieni, te le compro io e le devi pagare al fotografo, perché le foto non sono tue. Le foto finiscono in agenzia. E appena finiscono in agenzia, io vedo le fotografie di un mio carissimo amico, fidanzato, conosco la fidanzata, che la tradisce e gli dico, oh, ma cos'è che stai facendo? Hai visto qua cosa è successo? Ti prego, fammi un favore, mettimi in contatto col fotografo. Si mette in contatto col fotografo, paga le fotografie e mi ringrazia e diventa più amico di prima. Questo assolutamente non Quindi tu gli hai è ricatto. fatto un piacere Assolutamente in e tutti i non ti casi. rimproveri nulla da questo punto di vista. Assolutamente. E chi dice che questo tipo di vendita di fotografie è un ricatto, scusa se mi permetto, vuol dire che è ignorante, se non è preparato. Ma io sicuramente sono ignorante su questi Ma no, argomenti. perché non conosci i Diciamo fatti. che non mi suona Oh, perché non bene, conosci i fatti. non mi suona bene proprio la faccenda. Perché non conosci i fatti. Poi ti ripeto, la questione legale è No, completamente ma un'altra questione, perché si può parlare anche di accordo tra è una questione di diritto privati. Sto, io oggettivo. sto parlando di morale, non E la di morale qual è? giustizia. Dipende. Se tu, parliamo del caso che mi è stato imputato di Patrizia, qualsiasi tipo di giornalista, Patrizia è il il trans, trans. qualsiasi tipo di giornalista avrebbe pagato per intervistare Patrizia o per avere un'esclusiva di Patrizia. E ripeto, io facevo un lavoro perché lo facevo per vendere, e se lo facevo era perché c'era qualcuno disposto a comprarlo. Quindi la morale non va fatta a me, la morale va fatta a chi lo pubblica. Abbiamo visto ultimamente una rivolta da parte della gente dell'Abruzzo, che contro tutti quanti i giornalisti, contro voi giornalisti, perché hanno mercificato la tragedia per vendere e per fare più numero di share o più numero di copie. Non so se ti ricordi il caso del matrimonio che è stato anche pubblicato e mandato in onda la Striscia Notizia, è la stessa cosa. Io faccio lo stesso lavoro che facevano i giornalisti, allora anche quelli sono immorali, perché sono andati a vedere. I giornalisti le hanno risposto a quella persona che si è sposata, noi stiamo facendo semplicemente il nostro lavoro, e lui li ha accusati, siete dei cani. Perché voi non dovete venire al mio matrimonio, perché cercate soltanto di vendere e di Ma alzare le quindi copie. È esattamente uguale. Qual è la differenza tra me e loro? quando tu dici quelle frasi a effetto su Padrino, Scarface, sul fatto di fare il Ma lì è un duro, un'altra allora cosa. quello è un Lì è un personaggio, personaggio. Lì è ho un capito, personaggio. secondo te quello è il personaggio. Poi però succedono queste cose che ti complicano la vita, Quali? tutte le vicende giudiziarie che hai avuto. Quella ha aperto il resto. Beh, però dai, mettiamoci dentro anche i soldi falsi, il Allora, vigile malmenato. No, no, ripeto, no, il no, vigile no, ma malmenato. non guarda, no, 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 però mi devi non far ti voglio fare il finire. processo No, io, però mi voglio devi solo farti fare un far ragionamento, un parlare. No, il ragionamento. ragionamento deve avere un Ma non senso. hai sentito la Ti sto domanda? dicendo, il vigile malmenato sono 5 minuti di follia che può avere una persona normale che ha un minimo di carattere. Il resto sono processi nati da Vallettopoli,
e sono processi nati da una persona che, a differenza di tante altre, anziché uscire dal carcere e stare zitto con due piedi in una scarpa per aver paura di essere fregato di nuovo, per la prima volta ha combattuto contro un sistema che non doveva giudicarlo, che non doveva mandarlo in carcere, e per questo è stato punito in tutto il resto, perché se tu parli di soldi falsi e non conosci la storia, non puoi giudicarmi e dire che una serie di attività sono tutte conseguenze, tutte una dietro l'altra. Avete pagato la benzina con dei soldi.